Tegan, stay. Tegan. Look at mom. Tegan, look. Self-carry. Working it out. Come on, Dick, where'd they go? Il nostro giro da gare abbiamo incontrato Renzi o un suo soglia, comunque parla in continuazione come Renzi e lo Ciao Matteo! Ciao! Ferma la manifestazione per le malattie rare. Roma ha insegnato la giustizia e il diritto al mondo. Oggi, nella Roma dei Papi, il più debole non ha assolutamente diritti. Questa è la trasformazione tra la Roma classica e la Roma dei Papi. Non esiste il diritto nella Roma dei Papi perché esiste solo il concetto della raccomandazione, il concetto invalso delle indulgenze a pagamento, che tanto più aumentano le indulgenze quanto più sei ricco, perché ovviamente sei ricco e più paghi meno anni di purgatorio ti spettano. Allora aveva ragione giustamente Lutero quando diceva pecca forfiter, è chiaro, no? Pecca forfiter, perché se no la questione è la stessa: il Papa e i preti vari ti fanno peccare, tanto loro ti perdonano a pagamento, perché sai, se non fosse a pagamento concettualmente la questione sarebbe diversa, ma siccome è a pagamento si tratta ovviamente di estorsione e di usura, tant'è vero che noi sappiamo perfettamente che gli ebrei durante il Medioevo fino al tardo Rinascimento hanno esercitato l'usura in conto e per conto di Santa Madre Chiesa. Per cui il riferimento nostro è, sarà sempre la romanità, la prisca romanità abusivamente occupata attraverso anche menzogne plateali come quella della donazione di Costantino da questa organizzazione che si dicono appunto figli di Yahweh, tant'è vero che vanno a omaggiare, prima non lo facevano, oggi lo fanno, vanno a omaggiare i loro antichi padri. Era meglio se avessero omaggiato le loro antiche madri, visto che Sara, moglie del grande padre, cioè di Abramo, era una puttana. E per il momento ci limitiamo a queste considerazioni. La manifestazione terminerà
attraversando questo ponte di fronte al Ministero della Salute. È uno strano ministero, chiamiamolo Ministero della Salute, prima lo chiamavano Ministero della Sanità, siccome in un referendum si era stabilito col pieno consenso dei cittadini italiani che non ci doveva essere più un Ministero della Salute, hanno fatto come si fa sempre in questi casi, hanno cambiato il nome, capito? La stessa cosa riguardava anche il Ministero dell'Agricoltura, che era un ministero cui si era chiesto il decentramento di una responsabilità diretta delle regioni. Ora, il fatto qui, che vogliamo proprio commentare in questo momento di fronte a queste manifestazioni di disfunzione, questo fatto qua è indicativo. Sicuramente un decentramento totale del Ministero della Sanità, anche a norma delle leggi vigenti, perché il decentramento dovrebbe essere costituzionale, avrebbe ridotto del 50, se non del 70% la componente burocratica, cioè la componente di quelli che non fanno niente tutto il giorno e la cui funzione è esattamente soltanto quella di interferire nelle faccende private dei cittadini, cercando di dilazionare una pratica che in altri paesi dura al massimo una settimana e qui dura qualche anno, con quello che ne segue, perché è seguito da contenziosi di carattere giudiziario, incazzature varie delle persone interessate, bestemmie e quant'altro. Beh, la cosa che dobbiamo dire è che la bestemmia, sebbene appropriata, mi sembra che sia una carezza rispetto a quello che si dovrebbe fare in queste condizioni. Qui ci riferiamo sempre a una situazione realmente incredibile, che a quella è legata al fatto di, da una parte è l'ignoranza, dall'altra è il disinteresse di ignorare le malattie rare. Ora, le malattie rare oggi sono prese in considerazione solo dalle industrie, le quali, qualora riuscissero a poter dimostrare che un certo loro farmaco può essere utile nelle malattie rare, otterrebbero un prezzo molto più alto. Ecco, questo è il vero interesse dell'attuale industria farmaceutica gestita da manager che tutto sono portati a fare fuorché curarsi della salute dei cittadini. La sommatoria delle cause in corso, delle denunce, degli arresti e di quanto avviene a livello mondiale, inutile che noi lo stiamo a dimostrare, lo diciamo spesso nei nostri video pubblicati su Accademia della Libertà, su Alba Mediterranea, eccoci qui di fronte a un'arcata di un ponte importantissimo da cui si può vedere, l'abbiamo già fatto vedere altre volte, come certe simbologie risalgano alla piena maturità della Roma imperiale. E poi ci sono delle sovrapposizioni di particolare valore, perché qui abbiamo la mano del prete, ecco qui, ci sono le chiavi, qui ci sono le chiavi, cari signori, potevano essere dei fasci, invece sono chiavi. Il solito concetto è che sono le chiavi del paradiso. Siccome il prete ha le chiavi del paradiso, dammi i soldi che ti ci mando. Il principio è sempre lo stesso e se vuoi la soluzione, bacia pure sto cordone. Questo è uno dei più antichi regni della salute.
l'isola Tiberina, dove fin dall'antichità prisca era il centro, veramente il centro della salute, della cura dei pazienti, dei malati. Certo era un punto anche isolato, serviva anche per isolare i malati, ammalati di malattie che si potevano trasmettere. Manifestazione finisce di fronte al Ministero della cosiddetta Salute. Io lo chiamerei il Ministero della Insalubrità. Di fronte al Ministero sono schierati carabinieri come se i familiari, e ne avrebbero tutto il diritto, volessero attaccare, assalire questo ministero che ignora le malattie rare. Eccoci qui un ministero, questa è la sede del ministero, non si sa nemmeno chi è il nuovo ministro della sanità, tanto non serve a niente, persona inutile quanti mai, personaggio scelto tra una pletora di persone proprio per la loro insignificanza morale prima che intellettuale. Anzi, io ricordo che c'era uno slogan dell'ambiente medico dei miei tempi, parlo degli anni 70, il Ministero della Sanità ai medici. Allora, proprio in quell'epoca noi abbiamo avuto due medici che gestivano alla grande il Ministero della Sanità. Uno era De Lorenzo e l'altro era Poggiolini. Quindi, se tanto mi da tanto, è molto meglio un Ministero della Sanità affidato a uno scopino, che almeno di igiene se ne intende, che affidato a un laureato in medicina, che dalle statistiche, da quanto risulta dalle nostre statistiche, che sono abbastanza consistenti, è molto difficile che sappia qualcosa di igiene. Chi lo vuole, lui lavora delle certezze, gli porterò anche i dati. Abbiamo avuto la fortuna che dopo una 30-40 ore così di malo tempo, oggi questa manifestazione si è potuta svolgere in una, veramente in una giornata di grandissima bellezza. Mentre il Tevere scorre e continuerà a scorrere, anche alla faccia dei dipendenti dell'ospedale, fate bene fratelli, eccolo qui, dell'isola Tiberina, che sono stati falcidiati con la scusa che non ci sono i soldi. Ora, i soldi però, per darli alle banche, per darli alla Banca Centrale Europea, per darli ai loro signori, ai loro amici, per pagare i fabbricanti di armi, si trovano sempre. E non a caso abbiamo qui una guglia che è molto vicina a una torre che sembra una torre campanaria, ci ricorda certi accordi di fondo che sono all'origine della crisi italiana ed europea.
rende in maniera evidente le linee etiche del pontificato di Francesco I, alla faccia ovviamente di San Francesco, al quale lui dice che si vuole ispirare. Ricordiamo che San Francesco andò a prendere contatti con ambienti dell'Islam, è chiaro? E certamente non con ambienti usurai che facevano capo appunto agli ebrei e al papato dell'epoca, tanto che Francesco rischiò anche il trattamento riservato ai santi, cioè bruciati. O leggeremo in una prossima intervista con quale facilità il papato riuscì a uccidere un grande uomo rinascimentale come è stato Girolamo Savonarola, che ovviamente, essendo una persona onesta, un uomo di cultura, dava fastidio. Chi è che comanda? Angelo, è il microfono. Entra dentro, no, mette il gruppo. E se vuoi la soluzione, bacia pure il sottotitolo. I malati rari che? Dai, tutti giù! A terra! Angolo di Roma, una porticina sovrastata da questo simbolo cela qualcosa. Si
tratta sempre di associazioni religiose, ma tante ce ne sono e tante ce ne saranno, perché la mobilitazione religiosa non ha mai fine, qui è tutto evidentemente nelle mani di chi può. E come diceva nostro padre Dante, volsi così colà dove si può, e tu non dimandare, ma noi domanderemo, tanto sappiamo chi c'è qui.